Il 7 luglio 2005, Londra subisce il più sanguinoso attacco terroristico della sua storia. Alle 8.50 tre esplosioni colpiscono il convoglio della metropolitana diretto alla stazione di Aldgate, quello tra Russell Square e King's Cross, e il terzo appena partito da Edgware Road. Alle 9.47 a Tavistock Square un quarto attentatore si fa esplodere su un autobus. Le vittime sono 52, i feriti circa 700. Non ci faremo mai intimidire dal terrorismo, dice oggi il primo ministro britannico David Cameron nel corso della cerimonia a Hyde Park. È il giorno in cui ricordiamo l'incredibile determinazione dei londinesi e del Regno Unito. È il giorno in cui ricordiamo la minaccia che è ancora di fronte a noi, ma prima di tutto è il giorno in cui pensiamo alla dignità delle famiglie delle vittime e a tutto quello che hanno passato. Jill è una sopravvissuta. Ha perso entrambe le gambe, ma grazie a questo ufficiale, Andrew Maxwell, che l'ha trascinata fuori dalla metropolitana, è ancora viva. Jill era a pochi centimetri dal kamikaze che si è fatto esplodere a King's Cross. In che modo la perdita delle mie gambe e soprattutto il sangue di vite innocenti può promuovere la causa di qualcuno? Non vedo alcun risultato nella terribile tragedia che Londra ha vissuto 10 anni fa e in quelle che il mondo continua a vedere. A Tavistock Square resta solo una targa in ricordo delle 13 vittime del bus 30. La sorella di Esther Eman, Miriam, 31 anni, ha preso quell'autobus dopo la chiusura della stazione di King's Cross. Ho sentito che c'era stata un'altra esplosione su un autobus e ho pensato, mio Dio, se ci sono le esplosioni nella metropolitana e poi su un autobus, chissà quando finirà. Non potevo nemmeno immaginare che mia sorella fosse su quell'autobus. Nella cerimonia alla cattedrale di St. Paul, quattro eroi del 7 luglio hanno portato le candele con i nomi dei luoghi degli attacchi. Tra loro l'autista del bus 30 di Tavistock Square. George Saradakis è stato il primo a prestare soccorso ai feriti su quel che restava del suo autobus.